Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di una brutta notizia che riguarda gli invalidi. Infatti la categoria è stata esclusa dal bonus Natale 2021, creando moltissime polemiche. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Il bonus Natale 2021, ricordiamo che spetta tutti i pensionati che percepiscono la pensione minima, riceveranno quindi in automatico anche il bonus Natale della cifra di 150 euro. Ricordiamo che ci sono dei paletti reddituali, spetta nello specifico a tutti coloro che percepiscono somme fino a 6.695,91 euro annui di pensione, ma possono richiederla anche quanti superano di poco la soglia fino a un massimo di 6.850,85 euro. Se invece il pensionato ha altri redditi, questi non devono superare i 10.043,87 euro o i 20.087,73 euro nel caso in cui il reddito sia insieme al coniuge. Alcune categorie, come dicevamo a inizio video, purtroppo sono state escluse dal bonus e tra queste anche gli invalidi. Proprio per questa ragione è arrivata la polemica dell'avvocato Isabella Cusano, sempre molto vicina ai temi sensibili degli invalidi. Sulla pagina Facebook l'avvocato Uguali Sempre ha pubblicato il suo disappunto affinché gli invalidi non si fermino ai titoli dei giornali e non si illudano, perché infatti è bene sottolineare che per le categorie escluse dal bonus vi sono proprio i soggetti titolari della pensione di invalidità civile. Questa notizia, come dicevamo, dell'esclusione degli invalidi civili dal bonus Natale 2021 ha suscitato molta rabbia sui social. Infatti molti utenti hanno scritto di provare vergogna per lo Stato italiano e di essere senza parole per non poter ricevere questo mini bonus. E ad averne più bisogno è sicuramente la categoria degli invalidi, che per quanto riguarda i parziali, ricordiamo, l'assegno si ferma a soli 287 euro mensili. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti di questo video. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.